Parliamo delle corti di Belgio, una dimora che risale al XVII secolo. Sì, esattamente, la dimora base di questa struttura è del 1787, come abbiamo ricavato da una iscrizione a muro e anche da tutte le documentazioni proprietarie che si sono succedute dall'inizio della costruzione ad oggi. Al nucleo originario, che era una dimora d'epoca, sono state aggiunte successivamente, probabilmente per quello che possiamo capire noi dall'architettura, delle sezioni di abitazioni per probabilmente ricovero animali, allo scopo di stabilire un unico complesso autonomo, probabilmente perché dotato di parecchie cisterne, di strutture sotterranee per la conservazione delle granaglie, tutte tracce che sono rimaste e che abbiamo voluto ripristinare nella loro costituzione originaria. La struttura era molto decaduta, però noi l'abbiamo riportata con criteri di assoluto rispetto della filosofia e della storia di questa terra. Attualmente l'abbiamo suddivisa in circa 500 metri quadrati coperti, quelli originali, e 2000 di giardino comune, in cui abbiamo realizzato 7 residenze individuali, ognuna col suo spazio privato, mentre tutti gli ospiti hanno anche la possibilità di usufruire del giardino comune con la piscina e altri servizi. Per quanto riguarda gli ospiti, molti vengono dall'estero? Sì, la maggior parte degli ospiti, direi anche l'80-85%, sono di provenienza nord-europea, estera e nord-europea, con prevalenza di lingua tedesca. Parliamo di Essenzie del Salento, un'azienda che nasce nel 2007 e che attraverso i suoi prodotti promuove i sapori della tradizione salentina. Il liquorificio Essenzie del Salento nasce proprio qui nella nostra struttura, nella nostra trattoria Scoglio di Pirro, proprio con lo scopo di riproporre i sapori e i profumi antichi della nostra terra, anche attraverso gli elisir. Nasce mantenendo rigorosamente tutti i protocolli rigidissimi antichi, quindi sia le ricette sia anche i metodi di produzione. Il nostro prodotto principale è l'amaro di foglie d'ulivo con retrogusto di arancia selvatica, un eccezionale digestivo che sta avendo un grosso successo, in modo particolare nel Salento racchiude un po' il sapore e il profumo della nostra terra. Della collaborazione col GAL, come è nata e ovviamente quali benefici ha portato? La collaborazione con il GAL è stata determinante per noi, sinceramente. È nata grazie alla nostra richiesta di aiuto, perché noi piccole aziende abbiamo questa necessità di accorparci, di agire insieme in gruppo. E il GAL è stato straordinario, ma non solo nel discorso degli aiuti economici, ma soprattutto nell'aiuto della promozione del prodotto. E noi piccole aziende da sole non faremo grossa strada. Sono convinto che l'unirsi è la chiave di svolta per soprattutto noi del Salento. Parliamo di questa riqualificazione architettonica importante per la città di Ugento. Sì, anche perché si inserisce in un sistema di valorizzazione dei beni culturali che l'amministrazione ha posto in essere da tempo, e quindi con il restauro e il recupero conservativo della torre dell'orologio diciamo che andiamo a implementare ulteriormente la valorizzazione dei nostri beni culturali. Il che è motivo di grande soddisfazione, anche perché nasce da un percorso condiviso e sinergico sia con la locale associazione Proloco Gento e Marina e sia con il GAL Santa Maria di Leuca. Sì, il progetto contempla anche uno spazio espositivo che verrà gestito dalla medesima associazione Proloco Gento e Marina
e quindi andiamo a rimettere anche in sesto l'orologio del 1912 che venne appunto inaugurata la torre in sé il 12 settembre 1912, e quindi oltre alla valorizzazione del bene architettonico ci saranno spazi espositivi importanti e di presentazione del territorio. Parliamo della parte tecnica, come è avvenuta concretamente la qualificazione della torre dell'orologio? Principalmente c'è stato un restauro delle facciate esterne e anche in parte della torre all'interno. È stata restaurata anche una piattaforma che ha una parte più alta della torre, e gli infissi esterni sono stati tutti restaurati. Inoltre c'era un vanetto piccolino che è stato trasformato in bagno ad utilizzo della piazza San Vincenzo, e un vano interno che sarà utilizzato come deposito. Ma il grosso è il restauro della parte esterna, della parte visiva, per migliorare l'aspetto che era un po' deteriorato dal tempo. Sono in corso piccole lavorazioni perché è stato possibile utilizzare delle somme derivanti dai ribassi d'asta, e si stanno facendo praticamente tre infissi nuovi sopra che non erano previsti, e un impianto per la dissuasione dei volatili. Questo centro aperto polivalente per minori, la ditta Quaros offre corsi e laboratori artistici sempre per minori, e tutta una serie di servizi per le famiglie, attività di dopo scuola, corsi di fotografia e corsi artistici, mostre di pittura, mostre fotografiche, e in più lo spazio è aperto a chiunque voglia utilizzarlo per la presentazione di un libro o per un piccolo convegno o seminario. Quanti bambini ospitate qua? Regolarmente noi possiamo ospitare nel centro un massimo di 27 bambini. Durante il campo estivo, con l'aiuto anche di volontari, riusciamo ad ospitarne un po' di più. Festeggia quasi 25 anni di attività rurale nel Capo di Leuca, e diciamo con molta soddisfazione i risultati si vedono. 25 anni fa parlare di sviluppo rurale, di agriturismo, di attività di servizio all'interno dell'azienda agricola era un problema diciamo che scaturiva da una cultura che guardava l'agricoltura solamente come agricoltura di produzione dei beni alimentari. In quegli anni si incominciava a parlare di agricoltura come produttrice dei servizi, quindi agriturismo, attività didattiche, attività sociali, vendita diretta dei prodotti. Oggi si parla di fattorie sportive, quindi si parla di altre funzioni. Il GAL in quegli anni ha saputo, diciamo, cogliere questa grande opportunità che veniva dai programmi leader che la Comunità Economica Europea in quegli anni ha proprio finanziato, per cercare poi di incentivare questi servizi che si andavano ad affiancare all'attività produttiva nelle aziende agricole e nei territori rurali. Questa è stata la grande intuizione della Comunità Economica Europea, comprendere che i finanziamenti non dovevano essere finanziamenti più solamente all'azienda, ma all'intero territorio rurale. Quindi il GAL in quegli anni è riuscito a declinare bene, diciamo, ecco, il GAL Santa Maria di Leo, che è stato uno dei primi GAL, e il GAL in quegli anni ha trovato delle grosse difficoltà ad inserire la parola rurale all'interno della comunità, che dove la ruralità in quegli anni era vista come un aggettivo negativo, era visto come aggettivo di fatica, di mettere l'attività agricola in un cantone, diciamo, cercare, e quindi andare a parlare di ruralità era difficile. E noi invece siamo riusciti a trasformare così come era giusto, a
prenderci i valori della ruralità e farli diventare sostenibili dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista paesaggistico. Quindi abbiamo dato valore alla ruralità, quindi una ruralità produttiva che poi addirittura la capacità del GAL era la missione del GAL era quella di integrarsi con altri settori, vedi l'artigianato, vedi i servizi. Un incremento del turismo all'interno del Salento è dovuto proprio all'azione del GAL ad aver spostato l'azione turistica dalle coste nell'entroterra. Successo con i prodotti nostri, con la conserva amara, che è un prodotto che addirittura non si fa solamente in alcuni paesi dell'Eccese, quindi così rara da suscitare, ma proprio la sfarmabilità di questi pomodori seccati al sole, no? Seccati al sole la conserva, quindi poi impastata con l'olio, ha avuto un grande successo, hanno avuto un grande successo le zucchine secche, hanno avuto l'olio nostro del Salento, che ormai è risaputo che è un olio di grande qualità. In questi anni l'agricoltura, gli olivicoltori pugliesi sono riusciti veramente ad avere un prodotto d'eccellenza. La missione del GAL in generale è quella di favorire uno sviluppo che sia sostenibile, sostenibile nel senso che rispetti l'ambiente, rispetti il territorio, rispetti le caratteristiche tipologiche del nostro territorio, dei nostri centri storici. In particolare qui a Presicce il GAL ha finanziato diverse strutture recettive e questi finanziamenti hanno riguardato non aggiunta di cemento, non aggiunta di nuove costruzioni, ma il recupero di costruzioni già esistenti. In questo modo si è cercato di rispettare il territorio, di rispettare le tipologie architettoniche del centro storico e di rispettare anche le tradizioni culturali di questa nostra terra. C'è un aspetto che è quello che riguarda lo sviluppo organizzato con tutte le istituzioni. Il GAL cerca di avvalersi della collaborazione di tutte le istituzioni, in quanto fanno parte del GAL sia i comuni del territorio di competenza e sia anche le strutture scolastiche come l'università, come altre strutture scolastiche e come anche le associazioni di categoria. In questo modo si cerca di fare uno sviluppo che sia organizzato su tutto il territorio e che coinvolga tutto il territorio del Capo di Leuca. Nel centro storico di Presicce sono state finanziate diverse case vacanze. L'idea è quella di favorire la creazione anche qui a Presicce di qualcosa che sia vicino all'albergo diffuso che ha caratterizzato l'esperienza di Specchia. Nel centro storico ci sono numerose strutture che quest'anno hanno ospitato diversi turisti. L'idea è quella di fare in modo che il centro storico diventi questo albergo appunto diffuso, con le piazze che siano le hall di questo albergo. E in questo modo si cerca appunto di non solo di recuperare l'esistente, ma di rivitalizzare il centro storico che negli anni passati, in qualche modo, come d'altronde molti centri storici del nostro Basso Salento, erano stati abbandonati e un po' lasciati a se stessi. In questo modo si rivitalizza il tutto. Le cifre del turismo quest'anno sono esaltanti. Parlando con molti concittadini, tutti mi hanno detto di non aver mai visto tanta presenza di turisti
in questo periodo estivo, peraltro non limitato soltanto al mese di agosto, al centro del mese di agosto, ma anche allargato sia a questi inizi di settembre, sia prima ancora ai mesi di giugno e di luglio. Tutto il progetto di piano di sviluppo locale che abbiamo avuto finanziato nell'ambito del PSR 2007-2013, attraverso il quale siamo riusciti a dare finanziamenti a numerose aziende operanti nei settori chiave che noi ritenevamo importanti nell'ambito della strategia di sviluppo che il GAL ha realizzato, quindi l'agriturismo e la multifunzionalità agricola, l'artigianato e i servizi locali e anche le piccole ricettività turistiche, in particolar modo affittacamere e casa vacanze. Inoltre abbiamo effettuato una serie di interventi a favore del territorio, sia nell'ambito dei servizi sociali, sia nell'ambito del recupero del patrimonio rurale del Capo di Leuca. Si tratta di una serie di interventi che sono stati portati a successo da una serie di imprenditori illuminati e sostenuti dal GAL, con dei finanziamenti anche importanti e cospicui. Il GAL è riuscito a seguirli attraverso un'attività di animazione territoriale e di sostegno alla loro attività, anche aiutandoli nell'ambito dell'accesso al finanziamento. Questo ha consentito di portare a completamento compiutamente tutti gli investimenti che ci eravamo prefissati. Al termine di questa fase sicuramente il territorio trae un vantaggio e si pone in maniera differente rispetto a quello che era all'inizio del nostro percorso, perché sicuramente siamo riusciti a creare un'offerta turistica più diversificata, dando la possibilità ai nostri turisti di poter usufruire sia dei centri storici sia delle masserie, quindi non soltanto mare ma anche centri storici, quindi questo connubio forte, questa stretta relazione tra il mare e l'entroterra secondo noi è uno degli elementi chiave per un migliore utilizzo delle risorse che nel settore turistico, soprattutto in questo periodo, sono molto importanti per la crescita del territorio. Expo siamo stati presenti in quattro edizioni, abbiamo partecipato per una settimana con la Confartigianato, per una settimana abbiamo partecipato con Copagri, con un'altra settimana andremo a partecipare con la CIA e in più parteciperemo per una settimana in un progetto che ci vede uniti con la Regione Puglia insieme a tutti gli altri GAL della regione. Expo era una vetrina importante, le nostre aziende hanno utilizzato questa vetrina per farsi conoscere, per cercare, e attraverso loro noi siamo riusciti a far conoscere quelle che sono le priorità e le bellezze del Salento. Non ci siamo fermati soltanto ad Expo, abbiamo fatto tutta una serie di fiere internazionali che promuovono i prodotti tipici e i prodotti agroalimentari in particolare. Da ultimo, proprio in questo mese, siamo stati a Londra, dove abbiamo avuto la possibilità di far conoscere le nostre bellezze. La cosa importante è che tutte le aziende che partecipano ci hanno dato degli riscontri positivi, per cui anche questo è un fenomeno che bisognerà continuare a sostenere le aziende per fare questa attività, perché siamo sicuri che questo può creare crescita e crescita duratura per il nostro territorio.